In questo video andremo ad esplorare le API che OpenHub ci mette a disposizione per interagire con il suo sistema dall'esterno. In un video precedente ho parlato dell'API dal punto di vista teorico. Adesso passiamo alla pratica, in particolare ci concentriamo sulle API relative agli item per recuperarne lo stato e per inviare dei comandi. Finiremo il video con un esempio di interfaccia utente custom scritta in HTML che interagisce con l'API per accendere e spegnere le luci. Per prima cosa andiamo a vedere sull'interfaccia di OpenHub le API che ci vengono messe a disposizione. Quindi dalla nostra home page andiamo su Strumenti per sviluppatori, API Explorer. Abbiamo tutta una serie di API suddivise per categoria. Come vedete, praticamente OpenHub ci permette di interagire con tutto il suo sistema tramite API. Adesso noi ci concentriamo sulla parte Items, dove ci sono le API che ci permettono di interagire direttamente con gli items del nostro sistema. C'è tutta una sezione di API che ci permette di gestire gli item, quindi aggiungere, rimuovere, modificare gli item, e anche una sezione che è poi quella che interessa a noi per interagire con gli item, quindi inviare dei comandi o verificarne lo stato. Ad esempio, possiamo, intanto prendere la prima che ci restituisce l'elenco di tutti gli item, accetta dei parametri tipo ad esempio la tipologia, e ci restituisce un JSON, quindi un array, un elenco di una struttura dati che contiene le informazioni di tutti gli item presenti nel sistema. Se vogliamo fare una prova, possiamo andare su try it out, magari mettiamo come filtro switch, così ci facciamo recuperare solo gli item definiti pulsante. Poi clicchiamo su execute, ci fa vedere, che cosa ha inviato al server, e questa è la risposta. Quindi adesso non entriamo nel dettaglio della struttura JSON, che è una roba abbastanza tecnica, però da parentesi graffa aperta chiusa abbiamo il singolo item con tutte le sue proprietà e abbiamo l'elenco di tutti gli item di tipo switch che sono attualmente definiti sul mio OpenHub. Quindi oltre a questa richiesta possiamo fare la stessa cosa ma sul singolo item, specificando il nome dell'item. Oppure una cosa interessante che useremo negli esempi successivi è mandare un comando a un item. Quindi ad esempio a uno switch possiamo inviare l'accensione o lo spegnimento, specificando qual è il nome dell'item e qual è il comando che vogliamo mandare. Poi un'altra API che ci può servire per i nostri esempi è il recupero dello stato di un item. Quindi se vogliamo sapere, ad esempio, se una particolare luce è accesa o spenta, quindi specifichiamo il nome dell'item e ci viene restituito un valore che sarà lo stato. Ok, una volta che ci siamo documentati sulle API che ci interessano e che vogliamo utilizzare, andiamo a vedere come possiamo fare degli esempi per invocarle da ambienti totalmente esterni ad OpenHub. Primo esempio che possiamo fare è quello, diciamo, un po' più di basso livello, utilizzando direttamente la shell di Linux, inviando dei comandi proprio da shell e vedendo come riusciamo tramite le chiamate API ad interagire con il sistema. Quindi andiamo sul nostro Raspberry e ad esempio apriamoci anche l'interfaccia, la menu UI, e lavoriamo sull'item della luce della cucina, che al momento è spento. Questo. Adesso interagiamo direttamente dalla shell per manovrare questo item. Quindi la prima cosa che così possiamo fare è una chiamata di tipo get all'API. Bisogna mettere prima l'URL base dell'API, che è il server, il nome, l'indirizzo IP del Raspberry, la porta 8080 come l'interfaccia, però slash REST. Poi andiamo, ci spostiamo, magari apriamoci, ecco, un altro OpenHub. Qua mi copio solo il nome del nostro item e poi vado a vedere sulla documentazione dell'API come si chiama l'API che devo invocare. Quindi voglio recuperare lo stato, questa, di un singolo item. Quindi items, il nome dell'item e state. Quindi abbiamo detto items, il nome dell'item che ho copiato, state.
poi gli dobbiamo passare degli header HTTP per fare la chiamata. Adesso inviamo e vedete che ci appare off perché è spenta. Adesso facciamo la stessa chiamata, però utilizziamo l'API per accendere la luce. In questo caso la chiamata è di tipo post, questo lo vediamo sempre dalla documentazione perché adesso andiamo ad utilizzare la send command, questa qua. Vedete una post, items, nome dell'item, e poi nel blocco dati della post dobbiamo mandare il comando. Quindi facciamo la post, il nostro solito base URL. Items, il nome dell'item, basta così, poi i soliti header HTTP, in questo caso siccome mandiamo dei dati che saranno di tipo testuale dobbiamo dirglielo. E poi meno di il comando on. Prima di lanciarlo torniamo sulla nostra interfaccia, così vediamo come reagisce in tempo reale. Ecco che la luce si è accesa, lo indica anche qui, e se rieseguo la chiamata precedente per recuperare lo stato, mi viene detto on. A questo punto spegniamo la luce. La luce si è spenta e la chiamata dello stato mi restituisce ovviamente off. Giusto solo a titolo di curiosità, possiamo fare le chiamate GET anche direttamente dal browser. Il browser fondamentalmente tutte le volte che naviga sito internet, le singole pagine sono tutte chiamate GET. Quindi io mi copio l'URL, vengo ad esempio qua, lo incollo e vedete che ottengo la risposta. Però solo le GET. Le GET sono normalmente delle chiamate che restituiscono informazioni, non servono per mandare dei comandi. Di solito l'invio di informazioni verso il sistema è tramite chiamate di tipo POST o PUT. Ovviamente questo tipo di chiamate, sia queste del browser, sia quelle diciamo tramite curl da script di shell di Linux, le possiamo fare da qualunque server, da qualunque browser. L'importante è essere collegati alla stessa rete in cui c'è il server di OpenHub. Un altro modo per fare chiamate di API è utilizzare un client fatto apposta per questo scopo. Io normalmente anche per lavoro uso Postman, che è questo software che mi permette di fare proprio queste chiamate salvando le informazioni e memorizzandole in modo tale da poterle recuperare tutte le volte che mi servono. Quindi facciamo il solito esempio anche fatto qui. Adesso non sto a spiegare come si usa Postman, comunque lo potete scaricare, è gratuito e si può, diciamo, potete leggere la documentazione per capire come si usa, però adesso andiamo a fare una nuova richiesta. La chiamiamo get state. Dobbiamo creare per forza una collection OpenHub. E come vedete alla fine ci chiede il tipo get, post, put, eccetera. Noi facciamo una get. L'URL è lo stesso di prima. Incolliamo l'URL che mi ero salvato prima, che è quello che mi restituisce lo stato. A questo punto posso salvare la mia richiesta e la posso mandare in esecuzione. Qua sotto la risposta vedete che c'è off. Poi posso creare un'altra richiesta, in questo caso è una post, la chiamiamo, facciamo un save, così la chiamiamo set command, l'URL è più o meno lo stesso, però dobbiamo togliere slash state, l'importante è che ci sia post, la differenza del post è che dobbiamo andare nel body, per scrivere il comando, mettiamo di tipo raw text e facciamo on. Allora, vediamo se riesco a rimpicciolirla per vedere OpenHub come reagisce. Ok, così dovremmo riuscire a vedere. Mi sono perso solo il send. Ok, mando e vedete che la luce si è accesa. Torno sulla get.
faccio send e ottengo on. Torno sulla post e spengo la luce. Facciamo adesso l'ultimo esempio, quello forse più interessante, perché è la creazione di una piccola paginetta HTML che permette di interagire con OpenHub, quindi un sistema totalmente esterno ad OpenHub. Allora, per creare la paginetta HTML io sono andato nella cartella, faccio vedere da shell, etc OpenHub HTML. Questo percorso si possono mettere delle risorse, diciamo, statiche, HTML, immagini, eccetera, che poi vengono viste dal server di OpenHub. Quindi, come vedete, qui c'è un file che si chiama test.html che io ho poi aperto in Visual Studio Code direttamente mappando la share del Raspberry tramite Samba, e adesso non entro nel dettaglio della tecnica dell'HTML e del JavaScript che permette di fare le chiamate. Comunque, fondamentalmente ho fatto una paginetta HTML utilizzando Bootstrap e jQuery per renderla interattiva. Quello che fa questa paginetta non è nient'altro che andare a leggere tramite API, ed è la API che recupera tutti gli items, quindi vado a leggere tutti gli item di tipo switch e popolo una tendina. In questo modo l'utente può scegliere su quale switch vuole operare. Poi c'è un pulsante che invia il comando on od off all'item selezionato, e poi c'è una stringa che mi fa vedere lo stato corrente dell'item più le informazioni di dettaglio dell'item. Allora, la paginetta è questa qua. Appena la carico, questa tendina si popola in maniera automatica facendo la chiamata API all'elenco di tutti gli items di tipo switch. Vedete, me ne ha trovati 5. Io scelgo la nostra luce cucina. Appena la scelgo, lui mi fa vedere le informazioni di dettaglio di questo item che ha recuperato tramite la chiamata di dettaglio dell'item, passandogli il nome dell'item. Mi fa vedere anche lo stato attuale della luce e io tramite pulsante posso accenderla e spegnerla. Allora, vediamo se riesco a mettere. Perfetto. Quindi adesso clicco su Toggle Light, dovrei ottenere lo stesso risultato degli altri metodi che abbiamo usato negli esempi precedenti. Clicco. Bene, la luce si è accesa. La mia interfaccia ha reagito perché ha recuperato nuovamente lo stato tramite la chiamata API e ha aggiornato anche le informazioni di dettaglio, che fondamentalmente sono rimaste sempre le stesse tranne lo stato. A questo punto posso rischiacciare, la mia pagina si aggiorna e l'item si spegne. Ecco, abbiamo visto delle diverse modalità di interazione dall'esterno con OpenHub. Questo apre, diciamo, infinite possibilità di integrazione, in quanto da tecnico informatico io potrei tranquillamente svilupparmi un'interfaccia grafica per interagire con i miei dispositivi se quelle che mette a disposizione OpenHub non mi piacciono o non sono utili per il mio scopo. Oppure, se fossi un sistemista e fossi bravo con la shell, allora potrei creare degli script da linea di comando che mi permettono di creare delle automazioni o quant'altro. Quindi fondamentalmente il sistema è molto aperto. Da fuori possiamo sfruttarne le potenzialità.